diventa forse un pochino più procedurale. Sì, certo, non si può sapere niente. Occupando, tenete presente quando oltre a quella roba c'è questa, ok? Allora, prima di tutto ci si avvicina, un attrezzo per persona, pale in orizzontale e tenute forti, nel senso non bisogna farle andare via. Prendila, la mettete per terra, ginocchio sopra, basta uno. Però qualsiasi cosa succeda, colpo di vento, qualsiasi cosa, questa roba non deve muoversi. Soffiatore e quant'altro, bello, comodo, compatto, piccolo e agevole. Glielo date a lui. O tenete Basili dietro, il soffiatore davanti. Quello che voglio che guardiate è zaini e soffiatori davanti e abbracciati davanti a voi. Quelli dietro aiutano. Esattamente. Quando c'è da fare il posizionamento del materiale, le scelte sono due. Chiamo, si alza uno con un attrezzo e me ne lo dà in mano. Non girate lo sguardo fino a quando lui non ce l'ha in mano saldo. Ok? Nel momento in cui ce l'ha lui, o tornate lì o andate qua, non importa. Ci sono delle volte in cui voi non vi alzate neanche, viene lui, lo prende, si fa il suo caricamento e poi vi fa salire. Ma in questa fase c'è rumore, avrete adrenalina, sarà la prima volta che lo fate, c'è l'incendio, c'è vento, avete mal di pancia, ha perso la Juve, mille cose, non ve ne frega niente. Non vi dovete far prendere di sorpresa dalla